Gli esami sui tamponi per stabilire la positività al Covid-19 saranno effettuati al laboratorio analisi del Castelli. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi dopo la richiesta del sindaco Silvia Marchionini in accordo con l'ASL al presidente della regione Alberto Cirio. Fino ad oggi infatti i tamponi venivano inviati a Novara per essere analizzati. Vuol dire operare spediti e aumentarne il numero, commenta soddisfatta Marchionini. È sicuramente più funzionale. Ringrazio l'ASLA, VCO e Cirio. Intanto servono mascherine per tutti gli operatori della sanità e del sociale. Nel colloquio con il Presidente della Regione, Marchionini ha chiesto presidi per i sanitari che operano in ospedale. Mi ha risposto in breve tempo assicurandomi che nelle prossime ore arriveranno mascherine FFP2. Lo ringrazio. La collaborazione istituzionale prevale in ogni nostra azione. Nel frattempo c'è un'altra buona notizia. Sono in arrivo nei prossimi giorni 26.000 mascherine, di quelle non specifiche per i sanitari, che saranno distribuite a chi opera nel settore sociosanitario. Stiamo raccogliendo le richieste tra il Müller, la Sacra Famiglia, il Consorzio dei Servizi Sociali, i medici di famiglia, i farmacisti e gli altri comuni, spiega Marchionini. Prima andranno a chi deve lavorare.